Avrei tante cose da dire e cercherò di non di essere più calma possibile. Questa morte è ingiusta e non deve assolutamente passare inosservata. Azzurra è una vittima della società malata. Azzurra da piccola, come ha detto Raffaella. Io, Monica e Raffaella, essendo che anche mio figlio è stato preso ingiustamente lo stesso anno, in quanto è uguale, il comune deve fare delle scuse perché questo paese è stata una piccola Bibbiano nel 2004, dove dei bambini furono portati via ingiustamente e nessuno mi ha chiesto delle scuse. A morte di Azzurra escono, i bambini sono il nostro futuro, vanno protetti, vanno tutelati, non vanno portati via ingiustamente e maltrattati. Uno, escono, come ha detto Raffaella, degli adolescenti da tenere a bada sono, no, non avrei, chi non c'è passato non lo sa. Gli adolescenti diventeranno degli adulti di nuovo, nuovamente problematici. Io ci sto passando col mio. Ha 6 mesi in più di Azzurra e quella rabbia della comunità ingiusta perché è stato preso con l'inganno, con una menzogna, non me l'ha mai ripagata nessuno, nessuno ha chiesto mai scusa né a me né a Azzurra né a lei, a nessuno. E io questo lo voglio dire pubblicamente perché Azzurra non è solo vittima del carcere, è vittima dei servizi sociali. Meno potere ai servizi sociali, più controlli. Più controlli quando prendono i bambini, più controlli dentro le case, più controlli che sia la verità quella per cui li stanno prendendo, perché soffrono i bambini che diventano adulti difficili, adolescenti difficili da gestire, adulti difficili che fanno soffrire tutta la famiglia. E non aggiungo perché chi non c'è passato non può sapere cosa c'è in mezzo a quello schifo. I bambini sono presi solo ed esclusivamente per un mangia mangia di soldi. Non venitemi a dire niente perché io ci sono passata e lei ci è passata. Assolutamente d'accordo. Poi Azzurra è anche vittima del sistema che chiariranno a Torino. Ma io queste cose le devo dire. Azzurra è vittima non una volta, non 2 volte, 10 volte. Giustizia per tutti i ragazzi come lei. Condoglianze a tutti.